Bella a tutti ragazzi, qui è Trovra che parla e oggi siamo tornati con un nuovo video sul mio canale. Tornerò a fare una challenge dei disegni, ma l'ho pensata in maniera un po' diversa. Ho sempre qui le mie parole random, ma avevo intenzione di disegnarle in maniera appunto randomica, per come capitavano su questo sito che mi trova delle parole proprio totalmente a caso. Mettiamo una, così piano piano refresciamo e mi viene fuori una bella parola, e disegnarle tutte all'interno di questo disegno in maniera più lenta, precisa e anche con un risultato migliore. Lasciate un like, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate e datemi anche dei temi per i prossimi video, quindi oggetti, qualsiasi cosa, soggetti da disegnare che vi potrò portare. Una volta concluso il disegno, ovviamente con il tratto nero, andrò alla fine a fare un timelapse in cui lo dipingo, quindi restate fino alla fine, lasciate like e buona visione. Alcune parole non le conosco, quindi la prima è trousers, quindi pantaloni. Andiamo a disegnare come partenza un bel paio di pantaloni qui in mezzo. Ok, abbastanza semplici, l'idea è proprio quella di riempire tutto il foglio, quindi con calma andiamo avanti con la prossima parola, che sarà control. Control, sinceramente non so la traduzione esatta del termine, perché dovrebbe essere un nome, cioè io ho selezionato come opzioni nomi. Control è più un verbo, però mi viene in mente come control, un controller, quindi andrò a disegnare un controller. Qui dovrebbero esserci le freccette, in realtà, e di qua altri simboli, ma va bene lo stesso, dai, ci accontentiamo di questo mini pad che poi spero risalti un po' di più nel corso dell'opera, quindi a disegno finito colorato. Berry è, berry dovrebbe essere il lampone, se non sbaglio, perché strawberry è la fragola, quindi il berry è il lampone, ma come cazzo, vabbè, disegniamo un lampone. Poi ricordiamoci che si tratta di un lampone, quindi andiamo a dipingerlo di un colore particolare, quindi andrò a fare un rametto. E questo dovrebbe essere un piccolo lampone, diamogli anche una leggera lampone, non so neanche come sono fatti, egg, uovo. Ok, torniamo su disegni abbastanza basilari, quindi un uovo, anche in questo caso farò una leggera ombretta. Andando avanti, partner, come faccio a rappresentare un partner? Cioè due partner, è dura. È dura rappresentare due partner. L'unica potrei fare due labbra che si baciano. Molto semplici, magari essendo questa una donna andiamo a fargli dei capelli che ricordino una donna, e anche se questo sembra più un cappellino, essendo questo un uomo andiamo a fargli dei capelli così. Quindi con calma, piano piano riempiamo. Bulb. Bulb, cos'è? Un bulbo, tipo oculare sarà, quindi andiamo a disegnare un occhio abbastanza, anche in questo caso, nulla di troppo eclatante, soprattutto se non facciamo delle merdate. Ed ecco il nostro occhio, che sembra un po' un occhio egizio. Sense. Sensi. Disegnare i cinque sensi sinceramente non mi sembra il caso, però potrei farlo, dai, facciamo un nasino da questa parte. Ed ecco la bellissima lingua. Bellissima. Oddio, abbiamo una lingua così grossa, diciamo che si possono fare tante cose che non andrò a dirvi in questo video. Poi lascio a voi l'immagination. E poi scusate, udito, ecco, dimenticavo l'orecchio, che andremo a disegnare qui in basso. Orecchio molto semplice, basilar. Ed eccolo qua. Proseguiamo. Pig. Oh, un bel maiale. Il maiale sinceramente farò un po' fatica a disegnarlo, perché dare l'idea di un maiale. Ed ecco, questo è il nostro porcellino. Andiamo avanti. Amount, non so come rappresentarlo. Tail è tipo la coda, quindi andiamo a fare una coda. Questa specie di, ma sì, ciuffetto, che andiamo a rappresentare così. Bellissimo, tra l'altro, questo ciuffetto. Perfetto. Andando avanti. Sì, vabbè, il mare. Quindi ci può stare una bella onda, che dovrò fare al contrario. Si vede che sono onde? Non lo so. Beh, forse dopo quando le decolorerò si vedrà un po' meglio. Bedroom, quindi un letto. Classico letto di Minecraft. Zinc, mi è ricomparso, penso sia lo zinco, se non voglio dire cacate, però è un po' dura da rappresentare, non so neanche l'abbreviazione di zinco nella tavola periodica. Market, oddio.
market, cosa posso fare? Posso scrivere sale, ricordando il market. Quindi andiamo qua e facciamo una bella S. Perfetto, sale, andiamo avanti. Crate è tipo una... la loot crate, non so, una scatola, come posso dirlo, un baule, ecco, baule. Disegnare un baule qua con più uno scrigno, facciamo uno scrigno, sì dai, lo scrigno del tesoro. Vedete, qui c'è la chiave con la propria combinazione, palle varie, e qui abbiamo fatto profit. Il profitto non mi piace. Poison, oh, il veleno, l'ho disegnato spesso il veleno, sinceramente, non che abbia piani malefici contro certe persone, però le pozioni soprattutto le ho disegnate spesso, ma poison è veleno. Un poison, una pozione velenifera. Jellyfish, the next one is jellyfish, so possiamo metterla vicino al mare. Sì, che sembrano polpi alla fine, forse sono polpi. No, sono polpi, sì, sono polpi. Snow, potrei disegnare Jon Snow, ma è troppo impegnativo. La neve invece è troppo semplice, andiamo oltre. Iron, possiamo fare un lingotto. Sempre tornando sul tema Minecraft, un bel lingotto semplice di iron. Semplice, pulito, con una piccola sfumatura. Sì, ecco, non si capisce affatto che si tratti di un iron, ma una piccola sfumatura dovrebbe aiutarci. Fa proprio cacare, sembra un ferro da stiro. Ah, forse, scusate, ma iron è ferro da stiro in effetti. Cioè, è anche ferro da stiro. Perfetto, ci attacchiamo un manico ed è un ferro da stiro. Ecco, cosa significa improvvisare? Army. Un elmetto? Sì, dai, facciamo un elmetto. Facciamo qua. È il disegno per ora. Adesso andrò a fare gli ultimi ritocchi. Ho beccato un po' di parole. Ho visto che sono già passati un bel po' di minuti. Pensavo durasse molto di meno. Ma adesso andrò a rifinire i dettagli e andrò a dipingere il disegno tutto in un bellissimo, magnifico timelapse. Quindi ci vediamo tra poco con il disegno, spero, concluso e non cancellato, schiacciando per sbaglio tipo i tasti dell'iPad. Eccoci, spero sinceramente che abbia ripreso tutto. Questo è il disegno, abbastanza semplice, ma spero di riuscire a portarvene molti durante questi giorni. Comunque, quando riesco a ricavarmi un po' di tempo, questi sono disegni abbastanza veloci, ma spero comunque divertenti. Già colorati fanno un effetto un po' diverso. E niente, andato a fare tutto, vi ricordo di lasciare un bel like, e qui si è cancellato, e ci becchiamo al prossimo video.